Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Un Mondo di Cubi. E allora, cosa facciamo in questo episodio? Come vedete qua ho raccolto le canne di bambù, ma stanno già ricrescendo. Le canne da zucchero meglio, non di bambù. E qua un'altra cosa che ho fatto, sempre nel villaggio, è trasformare questa vecchia coltivazione che è 2 acqua e 2 di terra sempre. E in più al legno grezzo in questo tipo di coltivazione, ovvero 4 che è il raggio massimo che copre l'acqua, qua 5 perché c'è l'acqua da entrambi i lati e di nuovo 4, e sostituire il legno grezzo con del legno lavorato. Vedete che così sarà molto più diciamo performante la farm di grano. Infatti qua nell'inventario ho un sacco di carte e un sacco di grano. Adesso andiamo per il villaggio a cercare un gentile villaggero che abbia voglia di fare qualche scambio. Anche qua l'ho fatto, come vedete. Poi pian piano off camera cercherò di farlo dappertutto. Allora, vediamo un po' se c'è qualcuno che accetta le nostre cose. Te non accetti niente. Forza, dai, uno. Uno ci sarà, no? Te no. Con gli stili bianco, ecco, tipo già sto qua. Come vedete, accetta di fare scambi con noi. Ah no, non ne voglio già più fare. Qua c'è un altro, niente, questo qua niente, non vogliono più scambiare carta, te cosa fai? Niente, te, questo qua invece è piuttosto conveniente, guardate un po', ok, vediamo un po' quanti riusciamo a farne, niente, anche lui ha finito qua, te invece cosa dai? La lana, scusate c'è un casino allucinante. Anche qua niente. Ah, peccato. Questo qua invece accetta il grano. Perfetto. Qua ne ho un bel po' di grano, tanto. Tieni tutto. Ok, ragazzi. Qua ne abbiamo un bel po'. Vediamo un po' se ci formula anche una nuova offerta. Perfetto. E ciao, sconvenientissimo. Forza, ancora un po' di carta. Chi è che la vuole un po' di carta? Qua l'ho già fatto andare tutti, incredibile. La carta, nessuno vuole accettare più la carta perché l'ho già chiesta a tutti quanti. Tu? Niente. Te? Niente. Boh, non c'è più nessuno, penso. E beh, pazienza. Andiamo pure. Adesso vi faccio vedere che nel frattempo sono andato anche avanti, diciamo, con il progetto di murare tutto quanto. Infatti adesso entriamo qua che nella miniera che avevo costruito io nel villaggio, guardate com'è grande per chi non l'aveva ancora vista. E qua prenderò un piccone, vi faccio notare anche che la mia armatura si sta diciamo distruggendo. E niente ragazzi, adesso ho intenzione di scendere qua, ma scendere piuttosto diciamo vertiginosamente, voglio fare un bel buco. Vediamo di scendere, ok. Direi che ci servono anche le torce. E scendiamo perché abbiamo bisogno anche di un po' di minerali. Ok, questo qua per chi non lo sa è una cosa abbastanza basilare e intuitiva, ma è il modo più facile per scendere in Minecraft. Infatti vedete qua che abbiamo già trovato anche del carbone, ma non stiamo neanche a raccoglierlo, va, pazienza. Scendiamo, magari tra qualche caverna, qualcosa di un po' carino. Forza. E beh ragazzi, magari vi taglio sto pezzo. No, guardate qua, c'è già un minerale. Illumino, eccolo qua, del bel ferro. Guardate, scendo un po'. Qua c'è della ghiaia. E la ghiaia spesso e volentieri nasconde qualcosa. Vediamo un attimino. Raccogliamo sto ferro anche. Qua c'è un bel po'. Guardate qui. Quanta abbondanza. No, niente da fare. E beh ragazzi, allora facciamo così, io adesso scendo e ci vediamo tra poco. E rieccoci ragazzi, come vedete qua, ho trovato una cavernina. Che direi di andare subito a esplorare. Sì, come vedete è abbastanza. Siamo anche abbastanza in profondità. Per chi non lo sa, cliccando il pulsante F3 nella tastiera è possibile vedere l'altezza a cui ci troviamo. Infatti vedete, io clicco, ci troviamo all'altezza 20. Infatti vedete, le coordinate Y sono l'altezza. Ok, sento anche della lava. La
La caverna sembra piuttosto piccola, ah, infatti finisce qua, che delusione. Però qua sento della lava, quindi probabilmente scavando in questa direzione si troverà qualcosa. Vedete, piazzano delle torce per colpa di un bug e tutta la ghiaia si rompe. Forza. Vedete. Bisogna essere molto veloci col mouse. No, comunque niente. Niente caverna, mi spiace. No, non c'è niente, allora io continuo e ci vediamo tra pochissimo. E rieccoci ragazzi, sono sceso ancora un po' e come vedete sono andato al punto di trovo della redstone. Però come ho detto l'inventario è pieno, quindi cosa facciamo? Piazziamo la nostra Ender Chest qua. Raccogliamo tutto, mettiamo un po' di cose dentro, tipo uno stack di ghiaia. Le porte e alcune cose che non utilizzeremo, tipo queste, un altro stack di cobblestone. Vedete, qua ci sono molte cose che non usiamo e così ci libera l'inventario e possiamo proseguire con la nostra, diciamo, avventura. Anche qua vedete che prendo tutto perfetto, sempre con il nostro piccone che vi ricordo che ha tocco di velluto, altrimenti non sarebbe possibile. Rompiamo la cassa, ripiazzare la torcia se non vedete niente, perfetto. Come vedete qua si sentono anche numerosi animali, o meglio animali, numerosi mostri. Magari adesso scendendo riusciremo a capire meglio di cosa stiamo parlando. Qua c'è anche dell'altro ferro, beh, continuo a scendere e appena trovo qualcosa vi riapro il video, a tra poco. E rieccoci ragazzi, come vedete ho raggiunto la bedrock e ci sono molti mostri in questo pezzo e ho scavato in questa direzione perché è l'altezza 11, come vedete dalla coordinata Y, è il punto migliore in cui scavare. Qua ho trovato la terra e il 99 su 100 rompendola ci sarà qualcosa. Vediamo un po'. E infatti vedete che c'è un bel ragnetto, adesso lo facciamo fuori. Non riesco a farlo fuori. Muore così. Perfetto. Adesso cerchiamo di risalire con molta cautela, logicamente. Ok. E vedete che abbiamo trovato una bella caverna. Sì, qua c'è un bel po' di roba. Là c'è uno scheletro che stendiamo subito. Lui ci ha poi droppato un arco, che gentile. E qua si continua. Interessante. E di là però ho visto che si scendeva, quindi voglio andare a vedere subito. Ah, non si scendeva, si continua semplicemente di qua. Però di qua almeno la caverna finisce. È sempre meglio sapere dove finisce la caverna, perché così saremo meno confusi dalle continue dei continui non delle continue scusate stavo detto una cavolata e saremo meno confusi perché avremo meno strade da prendere. Comunque adesso faccio altre torce perché sennò crepiamo qua. Questo episodio avevo intenzione di far tutt'altro, credetemi, però alla fine è andato così e ci siamo messi a cercare una caverna, più che altro perché avevo bisogno di cobblestone e ghiaia per costruire altre cose che vedremo nei prossimi episodi. Qua comunque c'è del ferro, come al solito lo prendiamo perché il ferro è sempre ferro. Qua c'è dell'oro che prendiamo molto volentieri. E qua c'è altro ferro, che anche questo qua lo prendiamo. Sento anche un Enderman. Qua illumino, se no non vedete niente. Perfetto. Ah, qua c'è della terra, quindi ci sarà sicuramente qualcosa. Continuiamo per vedere cosa c'è. Prima sentivo anche della lava. Qua c'è un pipistrello che non voglio assolutamente che rompa le balle, quindi lo faccio fuori. Ok, là c'è uno scheletro. Vieni pure qua. Bisogna ucciderli molto in fretta gli scheletri perché
Nella versione 1.5 sono diventati più forti. Qua la caverna. La caverna. Oh, scusate, era il mio telefono che suonava la sveglia. Allora, qua la caverna si divide. Quindi qua teniamo chiuso e proseguiamo in questa direzione. Lapislazzuli. E qua c'è dell'altro ferro che prendiamo, logicamente. Ferro anche qua. Guardate quanto, quanta abbondanza di minerali che c'è. Prendiamo col Silk Touch anche questo qua. Perfetto. Il carbone lo possiamo tranquillamente lasciare. E qua la caverna si divide di nuovo. Qua c'è una piccolissima parte e invece di qua continua ancora, sì. Ricambiamo piccone. Qua c'è del ferro, quindi lo prendiamo. Tra poco penso chiuderò l'episodio. Ok, vediamo un attimino, Allarghiamo un po' l'uscita per un'eventuale fuga. E comunque vi ricordo che abbiamo cambiato la modalità di gioco in modalità difficile. E qua un pochettino si scende. Vediamo un po', magari troviamo qualche diamante. E chiudiamo bene l'episodio. Qua la caverna si allarga in una maniera assurda. Quindi direi che prendo ancora sto ferro e poi diamo un'occhiata ancora lì, dai. Giusto, velocemente, velocemente la diamo. Ok, direi che qua bisogna collegare, altrimenti cadiamo di sotto. Perfetto. E proviamo ad andare di qua. Qui la caverna si allarga veramente tanto. Qua mostri non ce n'è. Passiamo di qua che sembra più piccolo e quindi probabilmente ci metteremo meno a esplorare. Di qua secondo me c'è della lava e infatti non mi sbaglio, però lì c'è anche dell'ossidiana, quindi sono già passato anche di qua. Sì, di qua sono già passato. Guarda che come piccolo il mondo. Sono già passato, perfetto, quindi ci siamo ritrovati in una vecchia caverna. Poi magari nel prossimo episodio vediamo anche quale. Adesso andiamo ancora di qua velocemente a vedere cosa c'è. Veloce, veloce, prendiamo sto ferro, forza. Che il ferro ci serve tanto, tanto. Ma guardate qua come si allarga. Guardate qui che cavernona che è venuta fuori. Ah, qua c'è un sacco di minerale. Lì secondo me un bel diamantozzo non ce lo toglie nessuno. E beh ragazzi, comunque vi lascio come al solito con un po' di suspense e vi do appuntamento. Qua prendiamo logicamente l'oro e guardate quanto ce n'è, che tra l'altro ci serve anche per fare le rail. Sì, perché più avanti faremo altri sistemi di rail. E niente ragazzi, adesso chiudo l'episodio perché comunque i 10 minuti soliti più o meno sono passati e nel prossimo episodio vediamo cosa abbiamo trovato qua, che secondo me lì un diamante c'è sicuramente, da qualche parte c'è sicuramente. Ah no, là c'è anche un ragno, perché ecco, l'avete visto? Comunque poi lo uccideremo nel prossimo episodio. Ragazzi, io come al solito vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi e commentare, dirmi cosa ne pensate dei miei video e se vi piace il canale perché no, iscrivervi. E logicamente poi anche nel prossimo episodio vedremo a cosa si collega questo. E logicamente se volete essere salutati lasciatemi un piccolo messaggio. Quindi io come al solito vi saluto con questo bel rumore che ci lascia la caverna e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti.